Allora, buon lunedì anche a te. Entriamo subito nel vivo perché abbiamo parecchie domande. I mercati venerdì ci hanno fatto soffrire. Abbiamo visto un rosso fuoco in tutti i settori. Si conferma la rottura della famosa correlazione. Quando calano le azioni, crescono le obbligazioni. No, qua cala tutto, si vende di tutto. E parto con la prima domanda. Insomma, qualche tempo fa ci avevi detto che i BTP al 3,2-3,3 erano interessanti, che si potevano comprare, però ci avevi anche detto, secondo me, non abbiamo ancora raggiunto il massimo. Hai avuto ragione, i mercati, insomma, hanno continuato a vendere BTP, siamo arrivati intorno al 3,85%, è per te un livello già dove che già sconta un po' le future mosse della BCE, o c'è ancora spazio, come nella rassegna stampa abbiamo visto, per un 4% già prima di luglio? 3,84, insomma, è molto molto interessante. E anche se dovesse arrivare al 4, beh, poco male, no? Perché sappiamo che l'impatto non è così importante, quei 10 basis point che possiamo perdere tranquillamente. Ricordiamo, cerchiamo sempre di non stiamo qui a cercare di prendere il minimo di mercato, ragioniamo sempre in un'ottica di investimento, di lungo periodo, di pianificazione. Quindi un 3,84 all'interno di un portafoglio è molto interessante come rendimento di lungo periodo. Pensionati, persone che hanno cash, tanto cash fermi sui conti correnti, lo sappiamo, sono quei consigli che nessuno ci dà, perché tendenzialmente sappiamo che le banche o i consulenti non hanno tanto interesse a darci i BTP, però deve essere parte della nostra allocazione, e se fino ad oggi non l'avevamo, oggi è veramente un'opportunità importante. È la fine? No, sicuramente no. L'abbiamo detto più volte. Adesso il mercato è molto sotto stress, quindi ci aspettiamo sicuramente un peggioramento. Perché? Perché quando andiamo così veloci è più facile fare degli incidenti seri, e tendenzialmente quando il mercato incomincia a stressarsi, le società più deboli soffrono e qualcuna di queste cadrà. E siccome non abbiamo visto ancora nessuno cadere, sicuramente ci aspettiamo che tra le varie migliaia di società importanti che ci sono nel mondo, qualcuna cadrà. Quando cade, chiaramente no? Fa tanto rumore, e quindi dobbiamo aspettare quello per incominciare a vedere, diciamo, la fine della correzione. Però le opportunità da oggi, con il giusto orizzonte temporale, sono già importanti. Quindi se investo da qua a 20 anni, equity, incominciamo a comprarlo, BTP, incominciamo a comprarlo. Inutile aspettare il minimo. Ecco, allora mi anticipi la terza domanda che ti faccio subito, poi torneremo sul discorso del debito. Ecco, c'è in questo momento un asset class che tu sovrappeseresti dovendo creare un portafoglio da zero? Abbiamo visto un po' qualche intervista che ci ha proposto Milano Finanza e si parlava di sovrappesare un po' più il debito pubblico e sottopesare invece il debito corporate, proprio perché ci si aspetta uno stress forte. Insomma, Mundi non era così negativa come Deutsche Bank, però si teme un po' più il debito corporate. Ecco, strazionario debito pubblico, debito corporate, tu manteresti comunque per chi parte adesso un asset allocation, quella classica, o vedi qualche asset da favorire in questo momento? In verità, l'abbiamo parlato l'altro giorno, l'unico asset da favorire in modo tattico, che però lo dice la parola stessa, non è strategico. Quindi se io faccio la mia asset allocation strategica non considero questi elementi, però in modo tattico si può pensare a un sovrappeso delle commodity, che è l'unica asset class che protegge dall'inflazione nel breve, e visto che appunto abbiamo detto che la fine non la vediamo ancora, può darci qualche soddisfazione per i prossimi 3-6 mesi, però diciamo è più il rischio che il vantaggio del sovrappeso fatto così in modo tattico, no? Se è strutturata, ne abbiamo parlato l'altra volta, addirittura le commodity o l'oro andrebbero presi a leva, quindi non andiamo a sostituire premi a rischio del nostro portafoglio azionario o obbligazionario con un asset class che premi a rischio non ne ha. E in senso strategico io voglio sempre avere delle attività che abbiano premio e rischio nel mio portafoglio.
Benissimo, e ti riporto invece un attimo sul discorso del debito, siccome abbiamo parlato di BTP e il vero rischio è il BTP a 3,80 è interessante, ma c'è un motivo per cui è a 3,80, perché il mercato si fida un pochettino meno e sicuramente l'Italia è un po' più rischiosa ed è rischiosa per questo grossissimo debito pubblico che abbiamo. Milano Finanza da tempo fa questa campagna per ridurre, si parla addirittura di un 11%, si potrebbe ridurre dell'11% il debito pubblico cartolarizzando il nostro grande patrimonio immobiliare che noi molte volte sfruttiamo anche male, comunque non è che ce ne facciamo granché. E se invece lo impacchettiamo, lo consegniamo a investitori istituzionali che potrebbero avere con gli affitti un buon ritorno, insomma, sarebbe la classica situazione win-win. Tu come la vedi una soluzione di questo genere? Cioè, rischiosa perché comunque ci priviamo di un qualcosa che adesso abbiamo e, insomma, è meglio avere il debito o è meglio avere questi immobili, secondo te? È sempre una questione di bilanciamento, quindi non c'è la risposta giusta, non c'è sì, facciamo questo, facciamo quello. Chiaramente attività che sono gestite meglio fanno il bene del paese in generale, quindi che sia il pubblico o privato a gestirlo, l'importante è gestirle bene. E non è tanto il fatto di avere degli immobili che cartolarizziamo e quindi risolviamo il problema, perché non è lì il problema. Il problema è nel gestire questi immobili in modo migliore. Se li diamo a qualcuno che poi rilascia, depauperare, chiaramente non vale la pena. O fondamentale è il prezzo di valutazione, perché continuiamo a fare queste storie come se fosse indipendente da quanto lo vendo, no? Se ti vendo un casa mia a 100.000 euro una cosa, te la vendo a 10.000 euro un'altra, e quindi decidere il prezzo in questi casi è veramente difficile, ci deve essere la domanda. Quindi non è che noi facciamo cartolarizzazione e cominciamo a vendere queste cose ai prezzi che vogliamo noi, ci sarà un prezzo di mercato. Vale la pena scontare gli immobili al 30% pur di incassare qualcosa? No, quindi non è una cosa in assoluto, è nell'operatività pratica, nella praticità dell'attività che poi vediamo se vale la pena, se è un buon investimento o non è un buon investimento. Il prezzo la fa da padrone in quel caso. E comunque, insomma, tutte le volte che abbiamo parlato di Italia, tu ritieni il rischio Italia nettamente sotto controllo, insomma, quindi posso dire a mio papà di prendere BTP, ecco, senza grossi problemi, visto che lui li ama in modo particolare. Assolutamente, assolutamente sì. Bene, e con questo spot a favore dei nostri titoli di Stato, che in questo momento non ne hanno bisogno, però se ti ricordi durante la crisi del 2011, quando erano andate al 7%, c'erano proprio le campagne, sosteniamo l'Italia, compriamo i BTP. Scusa Marco, non è sosteniamo l'Italia, è facciamo degli investimenti intelligenti. Quei tassi al 7% dell'Italia era un regalo, e tutte le persone che l'hanno comprati oggi hanno fatto dei rendimenti spettacolari. Il tasso al 4%, come detto, probabilmente non sarà il tasso migliore che vediamo da qui a 6 mesi, ma è comunque un investimento molto valido. Quindi da qui a 10 anni ci dovrebbe coprire dall'inflazione, insomma, dovremmo essere abbastanza sereni. Diciamo che almeno un 4% l'abbiamo coperto di sicuro, quindi da qui a 10 anni metto un 4% secco che mi copre l'inflazione. Poi se l'inflazione è sopra il 4 per 10 anni siamo veramente messi male, però intanto quantomeno io quel 4 lo prendo, quindi è sicuramente un investimento valido. Che non è poco. Bene, con questo andiamo a chiudere il parere dell'esperto. Ancora un secondo se ci seguite in diretta, e arriva la domanda al gestore. Oggi un portafoglio veramente articolato, rimanete con noi. Per il parere dell'esperto è tutto, ritorniamo con Giorgio mercoledì, domani invece ci sarà Giorgio Morano. Gerardo Morano, insomma, ormai avete questa G che mi si incastra sempre. Ciao a tutti.